Sopra la panca la capra campa, sopra la panca la capra campa, sotto la panca la panca, la panca la capra crepa, la capra campa sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. E dai dai dai, e dai dai dai. Essere o non essere. Ecco la questione. Se sia più nobile nella mente soffrire i colpi di fionda e i dardi dell'oltraggiosa fortuna, o prendere le armi contro un mare di affanni e porre loro fine. Morire, dormire, nient'altro. E con un sonno dire che poniamo fine ai dolori del cuore e ai mille tumulti naturali di cui è erede la carne. È una conclusione da desiderarsi devotamente. Morire, dormire. Sono sempre stato chi hai voluto. Scrivevo le storie che vieni di sentire per immaginare mondi col tuo sapore. Ma che vuol dire scoprirsi aratevissimi, scoparsi i sogni impossibili che mi seducono tutti i giorni, mentre cerco approvazione da chiunque mi guardi. I cerchi nella testa che mi ridano dietro. Ha, ha. No ragazzi, no, no, no. Fa schifo. Fa schifo. Dai, vuoi tranquillo, ma la rifacciamo, dai. No, no, aveva ragione Demetrio, fa schifo. Ma poi non puoi fare un letto con questi vestiti, dai, e poi quei capelli. Raga, sai cos'è? Basta, chiuso, fa schifo. Fanculo Demetrio! Diretto in terrore, insomma, può definirsi una pietra miliare del cinema underground e della beat generation con 60 anni però da purtroppo sono nato nel 90. Cioè sono tre italiani che mettono in ansia e ci rendono così poco affidibili pubblico. È un senso di inquietudine micidiale. Sì, nonché. La mia domanda è, ma chi? Perché hai scritto questa cosa orribile? Lunedì. Questo lunedì? Sono il primo a girare. Mi sento male, non c'è poi qualcosa da bere, pensate. Oggi è venerdì, sono le 18.06. Del 6 maggio 2011. Molti, molti anni fa, in questa data, nacque Sigmund Freud. Non ce ne frega un cazzo, però non è questo il problema. Tuttora vai a casa, riformati il tuo cervello, lo riporti esattamente come da prima. Scrivi una grande sceneggiatura di cui tu sei capace. Allora scriverò una grande sceneggiatura. Sì. Ok, stanotte leggerai la più grande sceneggiatura di uno studente di sentimenti e baci. Sì. Sono convinto che stasera a casa riuscirò a leggere una cosa assurda. Perché sono americano. Se ne sei convinto tu, io mi autoconvinco. Aggiornamento, sono le 2:30. Ho scritto un cazzo, basta, non serve a niente stare qua. Sono le 2:40, cazzo. Ci tiro fuori un cazzo. Ci tiro fuori un cazzo. Devo trovare l'ispirazione. Forse se mi invento una storia assurda, sì. Tipo un ragazzo ed una ragazza stanno insieme e poi si scopre che uno dei due è un alieno. No, questo non si può fare. No, di certo non un giorno e mezzo di riprese. E nemmeno col budget che abbiamo. Cosa faccio? Cosa faccio? Pensa. Pensa. Pensa, pensa, cazzo. Io questo corto lo devo fare bene. Sarà il mio biglietto da visita per un futuro che si rispetti nel cinema. Ma ho veramente una speranza di riuscire ad entrare in questo mondo, dai.
Poi qui in Italia non c'è spazio per i giovani artisti. No, io riuscirò a fare il mio grande film. Adesso mi ci metto di impegno e comincio a scrivere. Ma non ho idee. Forse non sono uno scrittore. O forse è un blocco, e come ci si sblocca, cazzo? Non me ne frega niente. Non me ne frega niente, la faccio. Vaffanculo, Demetrio, vaffanculo, sarà un grande film. Lorenzo, ma che hai fatto qua? No, no, niente, bro, è tutto a posto, cercavo ispirazione. Ma è così la cerchi di ispirazione? E come devo cercare, bro, dai, è tutto a posto, tutto a posto. Si gira, si gira, si gira. Guarda che dopo quella scena ti devo truccare per Amleto. Vatti a lavare la faccia che ti devo truccare. Un camerino. Allora vedi, il tavolo. Non abbiamo gusto. Praticamente conta che il punto macchina. Ma poi sempre ci diamo da fare. Il regista vorrei essere volenteroso. E se oltre a quello d'Italia vuoi anche una così. Per esempio. Verrà bene, vero? Mm-hmm. Poi tutti si saranno chiedendo, ma perché parlando così? Tutti i venti davanti. Sono qua, io. Ecco, allora vedi o non vedi? Rimani dove sei. Sei pronto, Lore? Motore! Partito! Ballando con i cinghiali, scena 6C6. Azione! Credo fosse autistico e forse anche gay. Da quando non c'è più culo, la mia vita è finita. Mi dispiace da morire avergli detto che il suo costume mi faceva schifo. Si è lasciato andare, è sempre stato insoddisfatto, non è riuscito a realizzare il suo sogno. Talmente volgare, insomma, il fatto che avessi studiato per 6 mesi come si sapeva una sceneggiatura, che lì mi portava in casa. Era una brava persona. Non sapeva di esserlo, ma era davvero una brava persona. Non sapevo che era un ragazzo sensibile, ma non credevo di stare. Quella troia invece no, l'ha sfruttato, l'ha usato. Lo porterò sempre di me, il mio cuore napoletano, anche a casa, insomma. Sono disperato e mi dispiace.